Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Mix Game Studio, io sono Ricky e oggi siamo qua per la presentazione di una classe devastante. Esattamente l'XR2, vedete che bello, oro, con Mirino Varix, con Frinzon, vabbè, siamo lì, e poi Fuoco Rapido, giusto per sparare più velocemente, intanto la stabilità non viene intoccata grazie al Mirino Varix, calcio regolabile e alto calibro, perché grazie all'elevatissima precisione sarà facilissimo colpire in testa. Post bruciatore, prestigiatore, silenzio di tomba e un assordente perché sì, avevo uno spazio vuoto. Adesso ci becchiamo direttamente nella partita, a tra poco. Ok, eccoci qua nella partita, è un dominio su Fringe, Fringe, chiamatelo come volete. Allora, prima cosa da fare, il Mirino Varix va impostato sullo zoom minimo, questo vi aiuterà molto. Tanto scivola qua. Ok, prendiamo la prima bandiera così tanto per. E come vi stavo dicendo, quest'arma perché è così forte? Allora, prima di tutto premetto che questo video, nel momento in cui io lo registro, l'ha già fatto Power. Però io trattando Call of Duty non potevo non portare una cosa del genere. Ovviamente Power ovviamente l'avrà visto, tanto vedete qua come muoiono, l'avrà visto da qualche YouTuber o professional player americano, intanto i video arrivano tutti da lì. Qua, preso. Adesso vedete, la peculiarità di questa combinazione, non tanto dell'arma, ma la combinazione XR2 e Mirino Varix 3, è che il Mirino Varix rende l'arma stabile al 100%. Nel senso che, veramente, guardate, non rincula minimamente. Cioè, è qualcosa di devastante. Comunque, vedete, ucciso. Andiamo avanti. Come vi dicevo, fa rimanere l'arma talmente stabile che anche con fuoco rapido, come avete visto che ho equipaggiato, questo qua che ci fissa e non ci spara, l'arma non rincula minimamente. Rimane esattamente ferma dove voi state sparando. E questo, vedete, anche da lontano. Non ha rinculato proprio di un millimetro verso l'alto, che è praticamente impercettibile. Intanto qua cercano di fregarcici, non glielo permettiamo. Boom. Siete, scioglierete i nemici con una facilità che ha dell'incredibile. Tanto cerchiamo anche di fare una buona partita, almeno di vincerla, quantomeno. Ah, c'è qualcuno? L'ho sentito che è lì dentro. Niente, non rischiamo. E vabbè, cerchiamo almeno di prendere la porta e via. Allora, lì ce n'era uno, lì dentro, niente. Ah, ovviamente la combinazione con alto calibro fa sì che voi riuscirete a colpire molto precisamente alla testa, con molta precisione. Vedete, ucciso, colpo alla testa. Perché l'arma, essendo come ho detto precisissima, vi renderà molto facile colpire alla testa, mirare lì e far andare i colpi lì. Tanto quello l'ho visto. E vediamo, vedete? Non ha avuto scampo. È bastato mirare dove era lui e sparare. Basta. Non si è servito nient'altro. Sono già visti. Preso. Senza pietà. Attenzione. Cos'è successo? No, ho distrutto il C4. Però mi ha ucciso. Vabbè. Niente. Stavo giusto esultando che eravamo senza pietà. Ma tanto ci fregano di nuovo C. Impediamoglielo di nuovo. E boom. Poi vedete. Già l'XR2 è fortissimo. Poi si è mixato con fuoco rapido. E il Mirino Varix diventa qualcosa di devastante, credo. So, io dico a mio parere, ma è molto probabile che sia quello di tutti. Che sia l'arma più forte del gioco. Intanto prendiamoci B perché sennò la partita non la vinceremo mai. Forse anche di più dell'M8. Perché spara in automatico prima di tutto, come ben sapete. E soprattutto spara molto velocemente con fuoco rapido. Non sbaglierete mai a cliccare voi, per esempio, il tasto neanche di un solo millesimo di secondo. Essendo automatico, sparerà sempre appena l'arma è pronta a farlo. Tanto, vabbè, questo ci ha distrutti, ma qua è colpa mia che ho smirato in un modo indecente. Quindi, secondo me, ripeto, è diventata l'arma più forte del gioco. Voi non prenderete B mai nella vita. Dove siete? Guardate qua che ci provano, morto. Ma muovi, muovi, dove è saltato? Ok, vabbè, qui sono andato nel panico. Tirato ondate di calore a caso, pensavo fosse ancora lì. Ci fregano, ma fa niente. Vediamo, vediamo. Non c'è più nessuno. Nemici spariti. Eccolo qua, niente di nuovo. Ah, ovviamente non potete sperare che sia un'arma perfetta al 100%. Ci sono delle occasioni, come quella che avete appena visto, cioè gli scontri molto ravvicinati, in cui continuano a cercare di portarci via B. Dov'è? Eccolo lì. Ma era ovvio che era lui quello. Cadavere.
che è lui quello vero, perché è l'unico che si è fermato a guardarmi, quindi un po' troppo facile. Come stavo dicendo, cosa stavo dicendo? Ah, giusto, che non è precisa, scusate, al 100% negli scontri ravvicinati. Cecchino. Oh, cioè, ci siamo fatti fregare in un modo indecente da quel cecchino. Vabbè, fa niente. Contro una mitraglietta da molto vicino, scusate se continuo a spezzare il discorso, ma contro una mitraglietta da molto vicino è difficile vincere, a meno che non riuscirete a far entrare tutti i colpi precisi, tutti e quattro i colpi, ovviamente, no, tutti e tre i colpi, scusate, perché se no è ovvio che se entrano solo due non lo ucciderete. Ui, la Madonna, hanno questo devastato, povero bimbo. Quindi una mitraglietta è più avvantaggiata da vicino, ma è anche giusto, perché essendo una mitraglietta è fatta apposta per gli scontri a breve distanza. Questo è una R, quindi è fatto più per gli scontri a media, ma soprattutto con questa combinazione lunga distanza. Questo dove andare? Vabbè, cioè questo ci ho fatto la finta. Quindi, come ho detto, è scontato che sia più forte una mitraglietta da molto vicino, a meno che voi non riuscite a far entrare tutti i colpi in modo perfetto. Però lì non è molto facile. Bravi compagni che uccidono tutto. 93, 95, 95, 96. Dovremmo superarli. Se i miei calcoli non sono sbagliati, dovremmo vincere questo, il primo round. Tanto no, ci fregano. Vediamo se riusciamo a fare l'ultima kill. Eccolo lì. Se n'è andato. Dove va? Ok, round vinto. 199. I miei calcoli erano giusti. Ho sparato a caso, giustamente. Però ci è andato bene. Ok, eccoci qua. Secondo tempo. Secondo round, insomma, secondo tempo sembra più una partita. Il Mivino Varix è. Una cosa bella del Mivino Varix, oltre la stabilità che vende, è che rimane sempre settato sull'impostazione che volete. Cioè, io ho messo il minimo, rimane sempre sul minimo. Tanto qua i nostri alleati molto utili tirano vista, lo accamperiamo un po' qua. Tanto, l'odio, odio camperare. Allora, qui dentro ce ne sono due. Uno viene verso di noi, distrutto. L'altro è lì. Lì cosa fa? È fermo. Tanto stanno tirando di tutti i nostri alleati. Tra Wraith, Raps, c'è proprio il devasto. Quello è lì. Ok, perfetto, il timing. Si è mosso esattamente quando non ci siamo mossi. Dove va? Uno a sinistra. Che è andato via. Questo l'hanno ucciso. Dieta. Boom. Distrutto. Tanto eccoli lì. Vediamo se riusciamo a prenderne almeno uno. Almeno uno. Dove sono? Qui sei. Alleati che tirano granate a caso, le mine. Ok, preso. No, la Madonna, poverina, è esploso. Tu non mi freghi, mi dispiace. Colpo alla testa, devastante. Qua intanto Raps e cazzate varie ce l'ho dietro. Beh, i Raps servono a qualcosa. Quello che distrugge tutto non muore. Dove è andato? Che sta venendo a prenderci. Oddio, preso. Troppo facile. No, ovviamente quest'arma penso che la userò da qui affinché non depotenziare. Depotenzie. Non riesco a parlare. Fino a quando non depotenzieranno, finalmente, il Mivino Varix, perché è molto probabile che lo faranno, perché appena si renderanno conto di questa cosa, che prima non succedeva, non so se ve ne siete resi conto, ma prima il Mivino Varix, anche nello zoom minimo, non rendeva l'arma totalmente stabile. Qua non so cosa hanno fatto, ma oddio, come l'abbiamo picchiato male. Però avranno cambiato qualche settaggio del Mivino, che lo hanno reso devastante. Siamo qui a prendere B. Stordente a caso, ma ha funzionato. Eccolo lì. Ucciso. E vissato anche noi. Così almeno diamo una mano alla squadra. Quindi ripeto, sarà molto probabile che verrà depotenziato da qui a breve. Perché veramente non possono lasciare un mirino così forte. Tanto qua, triple cap ignorantissima. Almeno finisce velocemente la partita. Quello cosa fa? Vabbè, scappa dai Raps, giustamente. Di nuovo senza pietà. Sono tutti nascosti. Compagni decisamente forti. Per una volta ciccata la finestra. Allora, ce la facciamo? Ok. Uno è lì, uno è lì. Boom, distrutta. Colpo alla testa. Avete visto? L'arma non ha rinculato minimamente. Cioè io ve la consiglio veramente tanto quest'arma. Se voi, anche se non siete amanti degli AR, veramente usatela e vi inizieranno a piacere. Perché quest'arma, con questa combinazione soprattutto, è veramente devastante. Tanto lui non muore. E stiamo finendo i colpi, me ne sono accorto adesso. 12 colpi. Brutta situazione. Adesso dovrò raccogliere un'arma a terra, prima che non ci uccidano prima.
un locus e un VMWP. Io direi quasi di prendere il locus. Dov'è? Eccolo qua, un bel locus, prendiamolo, oddio. Vediamo se riusciamo a fare una kill così in modo ignorante. Oh, boom, preso. C'è andata bene, per ora c'è andata bene. Così, variamo un po'. Locus niente di che, non è che mi sia, che mi piaccia molto, però va bene. Tanto c'è gente nella finestra, questo non mi ha visto. Uno, niente. E due, preso. Finiti i colpi, siamo nella merda. Questo, vabbè, è esageratissimo. Per uccidere uno con il cecchino, addirittura lo schianto gravitazionale. Però almeno adesso, meglio così, abbiamo di nuovo i colpi della nostra arma. Anche se la partita è finita, però. Va bene, chi se ne frega. Vediamo se riusciamo a fare un'ultima kill, ma con una triple cap così mi sa di no. Oh, infatti, partita finita. Però è andata bene, 37. E ragazzi, il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile. Io vi ricordo di lasciare like, commentare e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci becchiamo da un prossimo video. Ciao ciao!